Ciao ragazzi, questa era la mia condizione la sera prima di andare in ospedale e vi posso assicurare che non sono mai stato così male. Ho passato metà della mia vacanza all'inferno, ma adesso ve lo spiego meglio. Scusatemi se non mi vedrete energico come lo sono praticamente in tutti i video, ma capite che questo è un argomento molto delicato. Mi levo anche gli occhiali, infatti voglio essere Francesco più trasparente possibile in questo video. Voglio raccontare di come veramente mi sono sentito in uno stato a dir poco vegetale. Andiamo per gradi. Perché nel titolo c'è scritto Malta e perché mi trovavo in quel momento in uno stato che non era l'Italia? Beh ragazzi, io sono partito il 26 di luglio lasciando la villa, lasciando i miei amici e andando tutti quanti apparentemente a Malta per una vacanza tranquilla. Io sono andato inoltre col mio amico, sono partito prima, anzi sono partito dopo, perché i miei amici Ferro, Refe e Conti, che anche loro sono venuti appunto a Malta, sono partiti 2 giorni prima, io e il mio amico il 26. Io e Paolo dovevamo fare 2 settimane di apparente vacanza tranquilla, normale, e per assurdo era partita super bene, perché infatti tra tutte le cose che ci eravamo programmati, tra diciamo tutto il riposo che c'era lì, diciamo che il primo pensiero non era quello di ammalarsi, ecco, come in questo caso che avete letto nel titolo, di aver la febbre a 40 gradi. Infatti Refe, Ferro e Conti sono stati per ben 4-5 giorni, adesso non mi ricordo, comunque 4-5 giorni, e quegli ultimi due tra l'altro anche loro li hanno fatti da ammalati. Loro sono stati veramente male, non peggio di me, perché peggio di me adesso lo capiremo quanto sono stato male, ma c'è chi ha avuto febbre, c'è chi ha avuto vomito, c'è chi ha avuto nausea, c'è chi ha avuto problemi, guardate ragazzi, ogni singolo tipo di problema, e non so per quale ragione a Malta, proprio Malta, non è mai capitato in Italia, comunque dove vivo io, e figuriamoci a Malta. Quindi ecco, tornando indietro, siamo partiti e dovevamo trascorrere queste 2 settimane che sono passate diciamo abbastanza velocemente, almeno la prima settimana, perché infatti già dal primo giorno andiamo in spiaggia e ragazzi, senza ombrellone, senza una sdraio, senza la crema solare, questo che è stato uno dei più grandi errori che abbia mai fatto, mi sono abbronzato, ma soprattutto mi sono preso un'insolazione di 3° grado. Ok, questo è stato probabilmente un aggravante del mio stato anche d'animo, di diciamo del me in quel momento, perché infatti da lì sono stato un pochino male, non è stato esagerato fortunatamente, ma non sono stato per niente bene, ho avuto un po' di giramento in testa, ogni tanto mi ero debole, ma diciamo nulla che poteva essere confrontato con quello che poi mi sono sentito nei prossimi giorni. Malta, diciamo così, può essere definita un po' il centro della vita notturna d'Europa, o comunque una delle migliori, soprattutto per quest'anno che è stata la più diciamo gettonata. Infatti, oltre ad esserci tantissime spiagge super belle che noi siamo andati a visitare quasi, sì, praticamente tutte in queste 2 settimane, e diciamo è anche ricca di questi club, di queste discoteche, di queste insomma per far serata, ecco. Quindi più volte noi siamo stati nel centro, a Paceville, esattamente a San Julian, poi probabilmente molti di voi neanche lo conoscono, però ecco, si hanno sentito, noi siamo stati lì, e a mio parere è stato uno degli errori più grandi che potessi mai fare in questa vacanza. Perché ok, io e il mio amico siamo andati per divertirci, siamo andati per comunque a trascorrere una vacanza tranquilla e anche per divertirci, ecco, come qualsiasi umano dovrebbe fare. Però siamo rimasti scioccati dalla quantità di gente, tra l'altro ho anche pubblicato su Instagram, dalla quantità di persone che c'erano verso le 3-4 del mattino, quando praticamente i locali chiudevano, e c'erano così tante persone, ragazzi, che non ci si poteva muovere, una roba veramente imbarazzante. Quindi vai a far serata di qua, vai a far serata di là, ti sposti, l'aria condizionata nei taxi che è sparata a 1000, perché a Malta, ragazzi, ci sono sti taxi qua che sono i Bolt, che ci hanno 40, ci sono 40 gradi fuori, poi entri nel taxi e ce ne sono magicamente 20. Quindi letteralmente uno sbalzo di temperatura che ti potrebbe far gelare il sangue da un momento all'altro. Probabilmente è stato anche questo qua un aggravante, anzi levate il probabilmente. Detto ciò, stando così tanto a fare queste serate, ecco, soprattutto Ferro, Refe e Conti e gli altri miei amici, diciamo loro hanno fatto molto di più di quanto ho fatto io, come a livello di vita notturna, diciamo ci siamo molto probabilmente ammalati per questo caso qua. Perché sicuramente lo trovi quello che c'ha il COVID, che gira comunque perché è uno scemo. Sicuramente lo trovi quello che magari c'ha, cioè, non lo so, è asintomatico, c'ha comunque quel problema lì, quella malattia lì.
E quindi gira e rigira con così tante persone, sicuro qualcosa ce lo siamo scambiati. E no, non intendo scambiati di bello che ci siamo baciati, anche perché non mi vado sicuramente a baciare gli sconosciuti, ma dico a livello di aria che si respira, alla fine quello è il buco, quello è il perimetro, e quello è. Quindi alla fine, terminate queste serate, sarà stato più o meno la quinta giornata che abbiamo fatto lì, sì, il quinto giorno, ecco, circa l'1 d'agosto, 2 d'agosto, ecco. Torno a casa e registro questo video perché appunto non mi sentivo bene. Io sono il primo che registra quando, diciamo, non si sente bene. Siamo appena tornati da una serata e Paolo ha iniziato a star malissimo e io sono qua che invece sono in uno stato super confusionale. Ho iniziato a vloggare per ricordarmi questa parte qua, quindi niente, vediamo cosa fare. Come avete sentito, nulla di che, non era nulla di esagerato. Mi sentivo un po' debole, avevo un po' di quello, un po' di quell'altro. Anche mio amico Paolo non stava così bene, anzi lui ha iniziato prima a star peggio. E quindi in tutto ciò dicevo, vabbè dai, sì, sto male una sera, cosa vuoi che sia, può capitare, è successo anche agli altri. Che tra l'altro anche Ferro, Refe e gli altri, diciamo, sono rimasti un po' in quella condizione, ecco, anche un po' prima di me. Quindi niente, vado a dormire, tutto tranquillo, buonanotte qua e di là. Ma la notte stessa succede una cosa di veramente, non so come spiegarvela, è veramente una delle cose peggiori che vi potrebbero mai accadere. Mi è salita la febbre drasticamente, non sto scherzando ragazzi, non riuscivo a prendere in mano il telefono. E probabilmente lì non sono neanche andato a prendere il termometro, perché Non riuscivo ad alzarmi dal letto, figuriamoci se riuscivo ad andare dalla valigia a prendere il termometro qua di là. E quel momento, a mio parere, avrò avuto sui 38 e mezzo, 39 di febbre, comunque altissimo, perché non mi sono mai sentito così male in un letto, mai. Come se poi questa parte qua fosse la più difficile, la più complicata. 39 di febbre, basta, finita lì. Voi state ad ascoltare il video, dopo ci pensiamo. Quanto mi sono pentito di andare in sto posto, non avete idea. Mi sono messo, adesso sto asciugamano in testa perché è da ben 6 ore che provo a dormire. Sono le 6 del mattino e dire che mi sento male, dire poco, ho i brividi, o non riesco neanche a respirare, ho continuo bisogno di bere e neanche questo mi sta facendo niente che acqua gelata in testa. In questo momento sono nella mia stanza con la mia acqua qua, in una condizione pessima, tra poco sorge anche il sole. E io voglio solo dormire e faccio fatica a dormire con la luce del sole. Quindi auguratemi buona fortuna e speriamo che non devo andare all'ospedale. Piccolo aggiornamento delle 5:15, è passato circa 45 minuti dall'ultimo video e il sole è qua che sta per sorgere. E io, raga, sono in una posizione... Sto veramente male. Comunque, come avete sentito, registro questa parte e mi sembra di stare in un loop temporale, in un loop che il tempo passa ma io non so cosa ci faccio lì, non so perché vivo, non so perché... Non capisco nulla in quel momento, sono proprio in un loop temporale. Ah sì, quello che avevo in testa era un panno bagnato che avevo messo nel congelatore prima, che poi appunto si era ghiacciato e me lo tenevo lì. Continuava a gocciolare, infatti il mio letto era letteralmente diventato un bagno, era un bagno. Però almeno mi serviva, diciamo, per farmi abbassare la temperatura che avevo. E niente, ero lì, stavo registrando, ho detto vabbè, finisco la rec, torno a dormire. Anche perché mi ero svegliato che erano le 4 del mattino, se non sbaglio. Sì, 4:13. Comunque vedete anche l'orario dell'iPhone quando l'ho registrato. Torno a dormire e ragazzi, per ben 6 ore, se non sbaglio, dalle 4 alle 10 io non chiudo occhio. Avete presente quando siete in dormiveglia? Ecco, io molto peggio, io non ero neanche in dormiveglia. Io tenevo gli occhi chiusi, ma quando volete addormentarvi che non riuscite, ecco, io ero in quella situazione lì. Ma stavo male, non è che ero lì, stavo malissimo. Stavo di un male, ragazzi, che non riuscivo neanche a pensare. Mi esplodeva la testa, continuavo a sentire dei suoni dentro la testa quando non c'era un suono. Perché lì, ok, eravamo in una zona anche tranquilla di Malta, non eravamo dove c'è tutta la movida, tutti i club così. Perché sì, per quanto possa essere figo, magari to vai a fare serata, ma io non voglio dormire con gli zozzi, con gli ubriachi, quelli che ti lanciano. Vabbè, robe strane comunque, non andiamo in quel discorso. Comunque ero in una zona tranquilla, vi stavo dicendo. E dopo che ho sentito questo dolore alla testa, queste cose enormi, ho deciso di fare una cosa: aspettare, non chiamare l'ambulanza, perché ho detto dai, vabbè, sarà una notte, non chiamiamo l'ambulanza. E forse è stato un errore molto grande, perché tuttora me ne pento. Mi serviva assolutamente andare in ospedale o comunque che venisse un medico. Ecco ragazzi, lasciate stare, la mattina mi sveglio, mi sento ma di un male che non capivo veramente se ero vivo, se ero all'altro mondo, se non so come definirlo, perché dovete essere voi stessi lì. Cioè, non ve lo auguro, però
giusto per farvi capire, era uno stato veramente bruttissimo. Ho passato quella giornata lì completamente a letto, con tra l'altro Paolo, il mio amico, che anche lui stava circa come me. Io comunque stavo molto peggio. Lui si riusciva ad alzare dal letto, io ero lì, ragazzi, che non riuscivo a muovermi. Ero lì, sembravo veramente un vegetale. Mostruoso, mostruoso, non ci voglio pensare, perché è veramente brutto. È veramente, è stato uno dei ricordi più brutti di sempre. Comunque avete capito come ho già passato questa giornata. Tranquillamente male. Sono stato pure poco al telefono, perché naturalmente se stai al telefono devi concentrarti, devi stare lì come se stessi registrando questo video. Alla fine mi devo concentrare nel parlare e devo, diciamo, anche tutte le luci addosso, anche, diciamo, molta concentrazione. In quel momento non riuscivo letteralmente a fare nulla, quindi potete immaginare, pochissimo telefono, ho scritto pure poco alla mia ragazza, ho pure scritto poco a mia madre. Tra l'altro sono stato pure in un bruttissimo momento in cui ero super arrabbiato. È stato, come dire, un'incazzatura, non perché qualcuno mi avesse fatto qualcosa, ma perché era scaturita in me questa incazzatura. Era veramente grande, che ad un certo punto mi mettevo a insultare anche il muro. Cioè, se qualcuno in quel momento mi scriveva, mi rivolgeva parola, qualunque cosa, io lo potevo insultare. Non sto scherzando, raga, bruttissimo momento, perché non sono io, cioè io non faccio mai così, ma sono stato veramente in un momento dove non mi riconoscevo, non mi sono riconosciuto. In quel momento naturalmente non riuscivo bene a capire quello che stava succedendo. Non ero troppo cosciente, quindi diciamo facevo e basta. Poi tornavo a dormire, se riuscivo a dormire, perché non sono riuscito a dormire, ho dormito un po' il pomeriggio, ma nulla di più. Poi niente, torna la sera, ragazzi, torna la notte, vado a dormire per mezzanotte, perché appunto ho dormito un pochino il pomeriggio e non mi sale. E ad un certo punto, ragazzi, sento come di cadere. Con zero, veramente ero super debole, non avevo forza, non avevo nulla. Mi sentivo come cadere dal cielo, continuamente. Una sensazione, ragazzi, bruttissima, bruttissima. Anche perché eri lì che, comunque sì, ero sul letto che era soffice, per carità, ma è una sensazione super strana. Non so come definirla, non so veramente come definirla. Con la poca voce che avevo, con la poca forza che avevo, ero letteralmente un vegetale. Ho chiamato Paolo, il mio amico, gli ho detto di chiamare l'ambulanza. Lui sicuro, sicuro, sicuro. Io, per quel che potevo rispondere, gli ho detto di sì. Ha chiamato l'ambulanza, mi ha portato il termometro, mi sono misurato. Ho lasciato il termometro letteralmente per 10 minuti lì, sotto la mia ascella, perché non riuscivo, ragazzi, a tirarlo fuori una forza. Ragazzi, non avevo forza, non sto scherzando, non avevo forza. Vedo e avevo 41. 41, ragazzi, e da lì io non mi ricordo più niente. Non so se anche a voi è mai successo che siete stati così male, mi auguro di no, spero di no, ma se avete, ecco, presente quella sensazione, non riuscite a far nulla, non riuscite, e soprattutto poi non vi ricordate più nulla, perché io, come ho visto quel 41.1, mi sono dileguato nei miei sogni, nei miei pensieri. Sono stato malissimo, non mi sono ricordato più di nulla. Mi sono risvegliato praticamente non so quanto dopo, se non sbaglio la notte, dove sono tornato a registrare. Stavo un po' meglio, fortunatamente stavo un po' meglio, perché da lì a poco comunque c'era l'ambulanza che mi ha somministrato un po' di farmaci. Fortunatamente avevo un po' di farmaci anch'io, quindi sono andato giù di... capì? Di farmaci, e non è stato per niente bello, perché io sono il primo che, se possibile, non assume farmaci, non mi piace tutta quella roba lì. Però purtroppo in casi come questi devo, diciamo che sono mezzo costretto. E quindi mi sono ritrovato in questa situazione super sgradevole. Quindi mi ricordo proprio di questa situazione, mi ricordo molto a stento, ma mi ricordo di questa situazione dove i medici erano lì a fianco al mio letto, che mi stavano dando le pastiglie, che mi stavano misurando con un laccio, diciamo, ti mettono un laccio, non mi ricordo bene, è un laccio tipo di gomma, e ti stringono forte. Tra l'altro, ragazzi, sono dimagrito tantissimo in questo periodo che sono stato via, e diciamo che ho fatto 3-4 giorni in pura agonia. Una cosa, non ve la so spiegare, non ve la so spiegare. Comunque, tornando a quello che vi stavo dicendo prima, era notte, fortunatamente mi ero messo un po' meglio dopo tutti quei farmaci, ci mancherebbe anche altro. Quindi ho fatto il picco, ecco, di 40 di febbre, e da lì, raga, ho voluto prendere in mano il telefono, dopo che non sono riuscito letteralmente a tenerlo in mano una volta per un giorno intero. Ho provato a registrare quel che è, mi sono provato ad alzare,
E adesso ve lo faccio vedere nel video. 4:18 del mattino. Sto un po' meglio. Fuori non c'è un'anima, perché naturalmente, come vedete, sulle 4:18 mi sono appena fatto una camomilla. Sono stanchissimo ed è pure difficile dormire, perché vi spiego, qua è letteralmente tutto sudato. Io la notte quando dormo sudo, soprattutto se si tratta d'estate. Il cuscino è sudicio, l'altro cuscino è sudicio. Quindi letteralmente io sto dormendo dove non voglio dormire, perché ha anche iniziato a gocciolare, perché lo metto nel ghiaccio un panno, quindi si è bagnato la raga. Lasciate stare, provo a dormire adesso. Ovviamente luce spenta, niente. Buonanotte. È veramente brutto ripensare a certi momenti, perché sembra che veramente in quel momento il mondo mi è caduto addosso. Fortunatamente non è stato come ricevere una notizia sgradevole di qualche parente, di qualcuno che, diciamo, qualcosa di molto peggio, ma è stato proprio un dolore a tutto, come dire, a tutto, come se mi avesse preso tutto quanto. Poi, per non parlare di una cosa, ragazzi, a Malta il cibo, non so come faccio, non so come fate a vivere a Malta, non so chi ci vive, ecco, Zeb89, non so come fai a vivere a Malta. Perché è un posto dove, ragazzi, il cibo, a meno che vai alla Lidl e prendi quello italiano, che sì, vabbè, alla fine è quello che è, perché la Lidl, qualità, quello che è, ma è veramente sgradevole mangiare ogni singola cosa, perché anche vai nei ristoranti, a meno che vai in quelli italiani che proprio te lo fanno bene, in cui li devi cercare bene, è sgradevole pure mangiare lì. Cioè, io, ragazzi, per 2 settimane sono stato in uno stato che volevo mangiare, perché io aspettavo letteralmente tutto il giorno solo per mangiare quando stavo male. Cacchio, mangio e dico, che poi alla fine non avevo neanche fame, però dico, dai, magari mi mangio quel qualcosa che mi fa stare meglio. No, era una sofferenza. Mi ordinavo il poké. Il poké, ragazzi, sapeva di asciutto, sapeva di sapone per le mani. Mi ordinavo il pollo. Il pollo, ragazzi, sembrava che l'avessero preso da un allevamento intensivo del 1960 con i polli marci. Cioè, una roba che non so come definirla. Non ci andrò mai sicuramente a vivere a Malta. Bellissime spiagge, potete dire quello che volete, ma me la sono vissuta veramente troppo male. Sono contento che poi, dalla serata che sono stato male, non sono mai più andato a fare serata, ecco. Anche se il giorno dopo avevo il concerto di Sfera Ebbasta. E volevo andarci, però fortunatamente non era nella zona in cui mi sono ammalato. Quindi niente, sono andato lì, ma poi non ho mai più fatto nessuna serata. Ne avevamo tipo preordinate una cosa come 8, ne abbiamo fatte 4. Purtroppo, per la mia esperienza, ragazzi, Malta è stato assolutamente un flop. È stato sotto tutti gli aspetti un flop. Non mi sono mai sentito così male. Non è mai stata una sofferenza così grande. Ed è veramente brutto. Fortunatamente non sono entrato all'ospedale, perché se andavo direttamente io all'ospedale, ma non immaginavo cosa potesse accadere, non lo immaginavo. Fortunatamente sono venuti i medici, hanno detto, ok, sì, c'è una febbre, cioè c'è la febbre molto alta, stai qua, riposa, ti diamo i medicinali, ti fai questo, ti fai una camomilla, che poi appunto mi sono fatto quello, balla, basta. Quindi diciamo che questo era un po' il quanto. Mi dispiace solo che Non ho potuto, diciamo, registrare di più, ma capite la mia situazione in quel momento. Non sono mai stato così male, non so quante volte l'ho ripetuto in questo video. Però niente, la mia avventura a Malta è finita. Sono tornato tra l'altro 2 giorni fa, adesso è l'11 agosto, e 2 giorni fa sono tornato il 9, abbiamo fatto 26 luglio, 9 agosto, niente. Questo era quanto, ragazzi, vi mando un bel bacione, codice Paolo nello shop, iscrivetevi al canale se volete supportarmi.